Ciao a tutti. Oggi revisionerò questo martinetto idraulico che mi è stato gentilmente donato e che al momento, insomma, non è proprio efficiente nel suo lavoro. La pompa fa una grande corsa utile, ma il pistone di fatto non sale mai o sale molto poco. E comunque, essendo molto datato, è stato mantenuto per molto tempo in una zona, un ambiente poco salubre per lui stesso, è opportuno dargli una revisionata, anche perché ho intenzione di utilizzarlo per un particolare fine e ho bisogno che sia al 100%. Inizio con del diluente sintetico. Ok, direi che come primo lavaggio va bene. Adesso che ha finito il primo bagnetto, cominciamo a smontarlo. Togliamo questo pezzo che serve per la pompa. Non viene mica, sai? Porca puttana! E dai! Ecco qua. Grande soluzione. Adesso tocca svuotarlo. Ecco qua il pistone. Ecco. Non sapevo che fosse a pressione. Ho completato la prima fase di smontaggio, se così si può dire, di questo martinetto e volevo approfittarne per descrivervi i componenti principali che ho trovato. Il primo è il vero e proprio corpo pompa. Onestamente questo è il cilindro all'interno del quale scorre lo stantuffo, che è chiaramente svitabile, lo si può vedere da questa serie di filetti che sono alla base, però ho provato in diversi modi, ma non essendoci un vero e proprio appiglio e non volendolo deformare, magari stringendo troppo questa parte, ho preferito lasciarlo intero e vedrò poi come riuscire a svitarlo. Al suo interno appunto non c'è niente se non appunto un solo foro, è quello da cui poi previene l'olio in pressione che lo fa salire. Proseguiamo, questa è una guarnizione che sta alla base del corpo pompa, in questa maniera, e che, magari lo metto al centro, fa da tenuta per il serbatoio dell'olio, che è appunto poi quello che è il corpo esterno, che quindi va in questa posizione. Quindi sostanzialmente si può dire che l'olio, quando viene pompato dalla pompa, sale all'interno, viene immesso all'interno di questo cilindro da cui poi, insomma, lavora sullo stantuffo che quindi sale. Quando lo si svuota, questo invece viene rimesso in questa intercapedine che c'è fra il cilindro e il corpo esterno vero e proprio, che in qualche modo fa da serbatoio. Poi troveremo un modo di pulirlo. Anche questo superiormente ha una sua guarnizione che poi viene chiusa appunto dal tappo, eccolo qua, che era quello che appunto ho svitato prima,
con la morsa che si avvita sul corpo principale e che appunto fa la tenuta. Questo tappo ha poi, lo vedete, sì, questo tappo ha poi una guarnizione, un o-ring che fa tenuta, so se si vede questo o-ring, che fa tenuta con il pistone vero e proprio. Altri pezzi, diciamo così, ancillari. Il pistone vero e proprio che scorre all'interno di questo cilindro che ho svitato con la pistola pneumatica, anche questo al suo interno, non so se si vede, ma è dotato di degli o-ring interni, ecco qua, che appunto giustamente a fatica entra, ma come vedete scorre. Poi la vite di apertura e chiusura del canale che fa sì che sostanzialmente si blocchi in sola pompata l'olio e la relativa sfera, infatti in realtà chiude con una sfera, quindi quando si chiude questo, con questa vite non si fa altro che in qualche modo agire su questo elemento. Ultimo ma non ultimo, la valvola, in realtà penso che sia una valvola con cui quest'olio va avanti e indietro, non so se si vede, ma ci sono delle sfere d'acciaio a questo interno da una parte e dall'altra. Poi c'è la vite di penso sia spurgo dell'olio per riempirlo al meglio. Ovviamente basta una piccola quantità di aria all'interno che questa comprimendosi inficia la pompata utile di questo pistone e basta. Come avete già visto in ingresso, sia i pernetti che servono alla pompa per alla maniglia della pompa per lavorare, che questo è un leveraggio vero e proprio che è veramente messo male, ma magari proviamo a migliorarlo. Inizio a nastrare alcuni pezzi per poi provare a sabbiare il tutto. Na 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 na. Ho tirato fuori dalla sabbiatrice alcuni pezzi, ecco come si presenta il cilindro esterno, ovviamente rimane a traccia ancora del rosso e alcune tracce di quell'adesivo che c'era sopra 5 tonnellate o delle istruzioni che c'erano qua, però diciamo che mi serve non una finitura esagerata, ma il giusto quello che serve per riverniciarlo poi di un altro colore, o forse era ancora rosso, ma si spera un po' più carino, ecco. E, questo è il corpo esterno, questo è il, chiamiamolo tappo, o comunque la ghiera superiore, poi ho sabbiato anche il pistoncino su cui si pompa e il relativo esagono che si avvita sopra, protetto, e alcuni pernetti. Ah no, c'ho ancora dentro il... E poi ho fatto anche questo movimento che adesso ha ancora con sé della sabbia, ma nulla che poi non si possa soffiare via.
Ecco, avevo portato dentro anche sabbiatura, anche questo tubo esterno, ma a parte che non so se poi lo utilizzerò in quello che sarà il suo impiego, ma vediamo, forse nulla che si possa togliere con una normale spazzola. Con una carta 1200 procedo a levigare un po' questo cilindro che mi sembra un po' stanco, penso che non gli faccia male. Infine, per in teoria vorrei provare anche a smontare questo, ma credo che sia stato crimpato dentro, sia stato in qualche modo forzato dentro, quindi non si possa svitare oltre questo martinetto, né vorrei togliere queste guarnizioni, perché credo che onestamente mi rimangano in mano. Allora, un'idea che mi è venuta in mente per cercare di renderle ancora efficienti è quella di lasciarle immerse una notte in acetone. Questo dovrebbe un po' ammorbidirle e quindi renderle ancora efficienti. Adesso sono stato solo di trovare un recipiente adatto a contenere questo pistone. Ho recuperato questo contenitore che è di una fresa, e però è di dimensioni adatte a contenere questo pistone. Adesso lo immergo, cioè, o meglio, lo inserisco qua, sperando che stia in piedi. Ovviamente non sta in piedi, nel più classico delle occasioni. Dovrò appoggiarlo al muro e poi riempire, ma non è quello un problema. Quindi apro il mio acetone e lo immergo. Ecco qua. Adesso lo appoggio al muro. E ci metto anche della carta attorno, in modo che l'acetone non evapori. Perfetto. Per il momento è tutto, adesso faccio passare una notte e poi mi ci rimetto.